Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi mostreremo una ricetta semplicissima ma intramontabile, ossia quella dei biscotti da inzuppo. Gli ingredienti sono 250 g di farina 00, 50 ml circa di latte, potrebbe servirne anche un po' di più, 5 g di ammoniaca, un uovo, 100 g di zucchero semolato, 100 g di burro ed una bustina di vanillina. Servirà ancora una leccarda, un coltello, un matterello, carta da forno, pellicola trasparente. Per chi ha a disposizione anche una rotella da cucina. Riscaldiamo leggermente il latte, poi sciogliamo l'ammoniaca nello stesso. Trasferiamo la farina sul piano da lavoro e aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, quindi zucchero, vanillina, l'uovo, il burro ed iniziamo ad amalgamare. A metà lavorazione iniziamo ad integrare anche il latte. Dobbiamo ottenere un composto morbido. Ed ecco il nostro panetto. Per quanto riguarda la quantità di latte è stata sufficiente, quindi non ho aggiunto altro latte oltre i 50 ml indicati. In compenso ho aggiunto un po' di farina per compattare il tutto. Adesso avvolgeremo il nostro panetto con un foglio di pellicola trasparente e lo faremo riposare in frigorifero per 30 minuti. Riprendiamo il panetto dal frigorifero e lo stendiamo realizzando una sfoglia non tanto sottile. Se necessario utilizziamo anche un po' di farina in superficie. Dopo aver steso il panetto andiamo a realizzare le forme, quelle che più ci piacciono. Noi realizzeremo i classici rettangoli. Possiamo eventualmente utilizzare anche la rotella e avere così dei biscotti un po' più sagomati. Incideremo anche la superficie del biscotto. Posizioniamo i biscotti su una leccarda rivestita con carta da forno, avendo cura di distanziarli l'uno dall'altro perché durante la cottura lieviteranno, ed inforniamo in forno caldo a 170 gradi per circa 15-20 minuti. Ed ecco i nostri biscotti da inzuppo appena sfornati e ben lievitati. Proprio sulla lievitazione volevo soffermarmi precisando che in questa ricetta abbiamo utilizzato l'ammoniaca, un ingrediente che potete sostituire tranquillamente con il lievito per dolci. Basta aumentare qualche grammo in più rispetto ai 5 indicati. Ebbene amici, con questo breve video Margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima!